passiamo appunto adesso dal livello per certi versi più basso, anche se fondamentale, direttamente a un'applicazione di quelle che colpiscono, e chiamo Simone Recchia di Panasonic per raccontarci appunto un'applicazione nell'ambito della gestione dei rifiuti. Ormai la gestione dei rifiuti è fondamentale in tutte le nostre città, molto delicata anche andarli a raccogliere ottimizzando i tempi degli interventi. Prego. Grazie. Allora, grazie a tutti. Intanto parto presentando il nostro progetto, che nasce dalla collaborazione di Panasonic con l'azienda Ecologia, Soluzione e Ambiente. Oggi qua sono presenti il signor Valentini Alessio, responsabile ricerca e sviluppo, che è qua presente, e l'ingegner Felici Luca, responsabile sviluppo automazioni. Ecco, loro sono quelli che hanno sviluppato, installato già questa soluzione che vado a presentare, e quindi se al termine della presentazione aveste delle domande un po' orientate proprio all'applicazione, loro sono disponibili a rispondere alle vostre domande. Allora, partiamo da questo che è un progetto per me molto importante, su cui ho lavorato molto assieme a loro, perché credo che la gestione dei rifiuti sia un indice del benessere di un paese, e quindi una gestione dei rifiuti attenta e adeguata dà sicuramente un aspetto della qualità del paese rispetto ai paesi anche limitrofi o nel mondo. Partendo da questo, vediamo un report da parte dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dove vediamo dove si posiziona l'Italia come produzione per chilogrammi abitanti di rifiuti urbani in Europa, e vediamo come l'Italia si posizioni più o meno come le altre regioni europee da tempo all'interno della comunità europea, quindi nell'UE 15, attorno ai 500 kg per abitante. Diversa la situazione dei nuovi stati membri, dove la produzione è attorno ai 350 kg per abitanti. E questo può significare da una parte che ci siano ampi margini di miglioramento dal punto di vista dell'industrializzazione, ma anche la possibilità che ci siano dei dati che non sono ancora presenti e completi. Quello che vediamo inoltre è che negli anni successivi, parlo del 2010-2011, c'è stata una diminuzione, anche se pur minima, della produzione dei rifiuti. Questo è da imputare non certo a delle virtuose operazioni di gestione dei rifiuti, ma alla crisi che ha un po' ridotto i consumi e quindi anche i rifiuti che questi consumi portano. Quello che è un po' invece, diciamo, allarmante per quanto ci riguarda è la percentuale di rifiuti che vanno in discarica rispetto a quelli che vengono gestiti con operazioni di riciclaggio e compostaggio. Vediamo che per l'Italia la situazione è abbastanza critica rispetto alla Germania, che è la più virtuosa, dove in Italia abbiamo che meno del 40% dei rifiuti urbani vengono gestiti in riciclaggio o compostaggio, contro un più del 60% fatto dalla Germania. Ancora peggio è la situazione se consideriamo il conferimento in discarica. Infatti, diciamo che la situazione in Italia della raccolta differenziata, abbiamo detto, siamo sotto il 40%, è più del 40% invece la situazione del conferimento di scarica, contro praticamente 0% della Germania. Quindi noi ci troviamo a dover gestire ogni anno più del 40%, pari a 13,2 milioni di tonnellate di rifiuti, che vanno in discarica e non sono gestiti in modo corretto. Questo, oltre ai rifiuti che vanno in discarica, abbiamo comunque una percentuale che sta crescendo di rifiuti che vengono inceneriti, pari a 5,5 milioni di tonnellate, e comunque ogni anno ben 118 kg per abitante di rifiuti urbani biodegradabili continuano a essere conferiti in discarica. Questi sono alcuni macro numeri. Guardiamo con l'aspetto dei costi, vediamo che la gestione dei rifiuti che vanno in discarica è sicuramente superiore se consideriamo i rifiuti indifferenziati rispetto a quelli differenziati. Teniamo presente che questo è solo un parametro di gestione effettiva del rifiuto. Poi ci sono tutta una serie di costi sottesi,
Pensiamo alla gestione delle discariche quando vengono chiuse, alla gestione del pergolato che può inquinare le falde acquifere, sono tutti quei famosi, diciamo, costi indivisibili che le nostre diciamo, public utility ci riversano, che poi alla chiusura della discarica devono essere gestiti e quindi devono essere anche considerati, e non sono considerati in questi termini. Comunque, se pensiamo solo alla gestione, stiamo parlando di quasi 10 miliardi di euro per la gestione dei rifiuti in Italia. Guardiamo un po' la questione dal punto di vista legislativo, e l'articolo 1,4 del decreto legislativo 205 del 2010 porta alcuni punti importanti su cui vale la pena soffermarsi, ossia che il rifiuto deve essere gestito secondo alcuni criteri, ossia evitare di determinare rischi per l'ambiente, cercare di evitare rumori e odori inconvenienti e ridurre il più possibile l'impatto ambientale, nel senso che non deve essere danneggiato il paesaggio, e in caso di siti di particolare interesse devono essere tutelati anche dal punto di vista turistico. Il sistema porta a porta che si sta cercando di portare avanti negli ultimi periodi è un po' in contraddizione con questa legge, perché ovviamente utilizza una flotta molto importante e quindi inquina considerevolmente l'ambiente. La raccolta viene spesso fatta nelle ore mattutine, quindi porta a un disagio dal punto di vista dei rumori. Il degrado che si presenta soprattutto in prossimità di grossi agglomerati urbani o nei luoghi turistici è molto, molto forte, soprattutto se pensiamo che ci possono essere grandi accumuli di rifiuti che sono presenti alle prime ore del mattino. L'articolo 2 porta un altro principio molto importante, ossia che la legge è pensata con l'idea di chi chi inquina sostanzialmente deve pagare, e quindi l'obiettivo finale di una raccolta differenziata efficiente ed efficace sarebbe quella di avere un contributo da parte di chi inquina commisurato a quanto è l'inquinamento che ha. Quello che noi cerchiamo di portare avanti oggi è, diciamo, di sovvertire questo principio, ossia quello di dire non chi inquina paga, ma chi è virtuoso non paga. Ecco che il sistema che oggi presentiamo è proprio quello di mettere in condizione le public utility di avere gli strumenti per premiare chi è virtuoso nella gestione dei rifiuti. Il modello di raccolta è altresì importante, perché non possiamo pensare che tutti i modelli di raccolta vanno bene per ogni situazione, e pensiamo che i modelli di raccolta che noi andiamo a considerare sono dei modelli di raccolta che vanno a incidere in maniera importante sulla nostra stile di vita. In qualche modo ci vengono anche talvolta imposti e cambiano il nostro stile di vita, e quindi hanno un aspetto anche sociale molto importante, ci tolgono delle libertà a vantaggio della collettività, e queste sono assolutamente tutte considerazioni da fare. Non ultima, pensiamo che abbiamo situazioni diverse dal punto di vista delle gestioni delle città. Pensiamo a Bologna, per esempio, che è una città da 350.000 abitanti più o meno, ha delle esigenze diverse rispetto a città da 20.000 abitanti o da 2.800.000 abitanti, qual è Roma, insomma. E poi abbiamo situazioni anche diverse se la città ha un regime di persone che abitano costante, come potrebbe essere appunto Bologna, rispetto alle città turistiche, dove ci può essere anche la popolazione che decuplica durante l'anno. Tutte queste situazioni portano alla scelta di modelli di raccolta che devono essere differenziati sulla base delle esigenze. Non si può pensare che la medicina vada bene per tutti i mali, insomma, ecco. E la politica vincente che sembra portare i maggiori risultati in questo momento è il sistema porta a porta, perché ha un'alta efficienza di raccolta. La bontà del sistema di raccolta porta a porta è che mette di fronte al cittadino un controllo non eludibile, perché chi va a raccogliere il rifiuto la mattina vede il sacchetto e decide se lasciarlo davanti alla porta o se portarlo nei punti di raccolta. E il sistema che noi andiamo a presentare oggi cerca di riproporre le qualità del sistema porta a porta, ossia il controllo della qualità del rifiuto,
e questo verrà fatto mediante delle rilevazioni fotografiche del rifiuto al momento del conferimento, però in più si cerca, come ho detto prima, di introdurre delle politiche incentivanti. Ecco quindi che non solo l'utente sarà controllato al momento del rifiuto del conferimento, ma può anche in futuro godere di vantaggi anche economici. Allora, la soluzione appunto che andiamo a proporre, che adesso sto per introdurre, è appunto la proposta di conferire il rifiuto all'interno di isole attrezzate. Le isole attrezzate possono essere viste in due modi: o all'esterno, poste all'esterno, nel caso siano disponibili delle grandi aree normalmente frequentate dagli utenti, pensiamo per esempio ai parcheggi dei centri commerciali, oppure interrate, qualora l'impatto visivo del container a cielo aperto non fosse sostenibile per l'area urbana. Abbiamo esempi fatti da l'ecologia soluzione ambiente che vengono adottate queste soluzioni in entrambi i casi, cioè in centri urbani come potrebbe essere il centro di Bologna di fronte a Palazzo Renzo, ovviamente non possiamo mettere il container a cielo aperto, ma devono essere interrati. Mentre se siamo presenti in un grande metropoli, in un centro commerciale, va benissimo mettere, anzi è più visibile un container a cielo aperto, e quindi le persone che devono conferire il rifiuto hanno più facilità ad accedere e vedere dov'è il posto. A tale proposito faccio presente che l'ISWA, l'International Solid Waste Association, ha fatto uno studio del come sia interessante e utile nello sviluppo delle metropoli del futuro andare a progettare la metropoli partendo proprio dal sottosuolo. Ossia, dobbiamo già pensare che per poter avere una metropoli efficiente si deve sviluppare nel sottosuolo una serie di servizi, fra cui anche il conferimento dei rifiuti. La sequenza di conferimento è molto semplice: l'utente si reca presso l'isola attrezzata e si registra, decide se vuole fare il conferimento in modo anonimo o con badge. Il badge è semplicemente il tesserino sanitario che tutti abbiamo a disposizione. E una volta che si è registrato deve decidere che tipo di conferimento fare. Di solito sono disponibili per ogni container due tipi di conferimento, per esempio in questo caso carta o plastica. Attende l'apertura della volgibile, esegue il conferimento. Una volta che il conferimento è stato eseguito, il rifiuto viene pesato e poi viene emesso uno scontrino che è valido ai fini fiscali. Dal punto di vista estetico l'isola di conferimento si presenta in questo modo: abbiamo sostanzialmente un touchscreen per la selezione del rifiuto da conferire, lettore barcode per l'accreditamento e due volgibili per il conferimento. La tecnologia impiegata presenta un cuore tecnologico che sono il PLC e un web server. Una parte di accesso all'isola che sono un modem MTS e un modem wireless. Un'interfaccia utente che è un panel PC. Aggiunti assieme a queste abbiamo un'ipicamera da esterno che serve appunto per far eseguire la fotografia sul rifiuto che viene conferito, un lettore barcode per l'accreditamento, una stampante fiscale appunto per stampare lo scontrino e la bilancia per eseguire le pesature. Il PLC si occupa principalmente dell'automazione della macchina intesa come dell'isola attrezzata, e quindi si occupa di gestire gli avvolgibili, di gestire i compattatori se necessario. Pensiamo, se vogliamo conferire la plastica, viene prima compattata e poi messa nel cassonetto. Viene messo il rifiuto negli appositi cassonetti a seconda del rifiuto conferito, cercando di ottimizzare gli spazi. Viene eseguito il controllo della pulizia e la profumazione, perché se ad esempio andiamo a configurare dell'umido, una cosa importante è che nel momento in cui ci si apre la volgibile non sentiamo un odore molesto, e quindi viene addirittura profumato il vano di conferimento, in modo che poi l'utente successivo non abbia problemi di odori. Viene controllato il livello del riempimento e attivata una chiamata per lo svuotamento. Il web server invece si occupa della gestione della comunicazione verso il centro di controllo, data logging, interfaccia web dell'isola ecologica e gestione allarmi e chiamate.
Dal punto di vista del layout, quello che vediamo appunto è che il PLC è connesso al web server e abbiamo due punti di accesso che sono il router wireless e il modem UMTS. Al router wireless sono connessi, è connesso anche il panel PC e l'IP camera, e al panel PC è connesso il barcode per l'accreditamento. Via 232.4.5 sono connessi sia la stampante fiscale che le bilance per la pesatura. Vediamo un po' la connettività dall'isola attrezzata al centro di controllo. Al momento dell'accensione l'isola attrezzata è in grado di connettersi al centro di controllo via GPRS o UMTS. Una volta connessa apre una connessione OpenVPN verso il centro di controllo, è in grado di inviare email o SMS di allarme qualora vi fosse necessità, oppure segnala via SMS la necessità di svuotamento del container. Poi è possibile sempre tramite servizio SMTP sincronizzare l'orologio della macchina con un orologio atomico. Dal centro di controllo all'isola attrezzata invece abbiamo la possibilità di programmare il PLC da remoto, di registrare i dati via SCADA anche sfruttando il protocollo IC6070, che è un protocollo che noi utilizziamo molto anche nel settore acqua, controllare l'isola mediante le pagine HTML e aggiornare i file degli utenti accreditati via FTP. Ossia noi possiamo scaricare tutti gli insiemi degli utenti che possono accreditarti sull'SD card locale, e una volta che sono stati scaricati sull'SD card locale sarà poi il PLC a metterli a disposizione di un'area memoria più veloce per poi eseguire l'accreditamento in modo efficiente. Vediamo invece la connettività dall'operatore ecologico all'isola attrezzata. La chiamata verrà eseguita via SMS solo quando il container risulta pieno all'80%. In questo modo abbiamo sostanzialmente due vantaggi. Il primo è di eliminare le raccolte non necessarie, perché se il container è pieno al 20% è inutile andare in loco per svuotarlo, insomma. E dall'altra parte, molto più importante, è evitare che vi siano delle situazioni di riempimento del cassonetto con conseguente blocco del conferimento. Noi non sappiamo, per esempio, se abbiamo un cassonetto che viene riempito, tipicamente al sabato, se uno va nel centro commerciale, prima va a conferire i rifiuti, poi va a fare la spesa. E potrebbe essere che durante il sabato ci sia necessità di svuotare il cassonetto anche tre volte, mentre durante la settimana magari uno o due svuotamenti sono necessari. Ecco, questa tipologia di servizio deve essere gestita in modo che non si trova mai la situazione del cassonetto pieno, che la gente cominci a conferire attorno all'isola attrezzata e rifiuti. Una volta che l'operatore ecologico è arrivato in loco per lo svuotamento, potrà eseguire lo svuotamento dell'isola ecologica mediante un controllo dell'isola attraverso tablet o smartphone, perché tutta la parte di svuotamento viene gestita tramite le pagine HTML che sono residenti sul web server e che vengono richiamate via wireless. Essendo le pagine HTML presenti sul web server fatte con tecnologia Ajax, non è necessario avere nessun tipo di browser particolare, ma ogni browser disponibile può essere utilizzato per eseguire lo svuotamento. Se non sbaglio usate l'iPad e quindi... Addirittura la parte wifi in quel caso, di conseguenza non abbiamo bisogno di connessione UMTS e GPRS, quindi in locale per gli utenti dovremmo spendere qualcosina meno. Diciamo che qualsiasi ormai strumento che abbiamo nelle nostre tasche può andare bene. Per noi è sufficiente il wifi, da locale, da remoto, una connessione internet. E tutto residente dentro al web server, di conseguenza non è inutile. Grazie. E una cosa molto importante anche da sottolineare è che la soluzione outdoor ha il vantaggio di poter essere resa indipendente dal punto di vista energetico, ossia è possibile installare dei sistemi di batterie e pannelli fotovoltaici che vengono messi sul tetto, sulla parte superiore della struttura, e in questo modo rendiamo la soluzione molto più flessibile e mobile soprattutto.
Questo vuol dire che potremmo anche pensare, viene fatto, di prendere il container e portarlo nei punti di raccolta che sono non circoscritti in una fase temporale. Potrebbe essere, per esempio, feste di paese, luoghi turistici, stagionali, mercati rionali e quant'altro. E quindi noi possiamo avere una struttura che, messa in qualsiasi posto, perché è autonoma dal punto di vista energetico, può dare il servizio di raccolta differenziata e quindi non dover ogni volta pensare di dover allacciare la corrente, di dover portare i cassonetti particolari e quant'altro. Concludo. Sono i tecnici. Perfetto, bravissimo. Anche ho guadagnato un paio di minuti. Dopo, se mai, se avete domande, quindi... E diciamo che con questa soluzione il rapporto tra ente gestore e collettività diventa un rapporto più diretto, cioè tra ente gestore e singolo utente cittadino. Ossia, il cittadino potrà avere dei vantaggi dall'utilizzare questo tipo di servizio. Il primo vantaggio sul quale si mira moltissimo e che si dovrà mettere in piedi in modo strutturato è vedersi ridurre la tassa sui rifiuti. A patto che si sappia il nome della tassa, che ultimamente continua a cambiare. E che quindi non che è ce la riducano, è un po' utopistico che ce la riducano, magari che non ce l'aumentino, dai. Questo sarebbe già un buon risultato. E, teniamo presente che ho fatto un'intervista anche ai miei colleghi europei, più o meno la tassa dei rifiuti che noi andiamo a pagare è allineata con la tassa dei rifiuti che pagano i nostri colleghi europei. Con lo svantaggio che, per esempio, in Germania, però, se eseguono delle raccolte differenziate non adeguate, possono ricevere delle multe molto salate e vengono richiamati in maniera molto, molto forte. Ecco, quindi noi siamo ancora, diciamo, in una situazione meno controllata da questo punto di vista. E possiamo appunto avere la possibilità di conferire rifiuto in isole attrezzate, quindi non avere necessariamente un calendario. Succede spesso che uno dimentica la sera, adesso oggi in questi 2 o 3 giorni siamo qua in questo bellissimo evento, però a casa le famiglie fanno rifiuti, magari ci si dimentica di conferirli, poi per una settimana dobbiamo avere rifiuti in casa. Invece, avendo un'isola attrezzata, possiamo andare in ogni momento a conferirla. Ridurre l'inquinamento acustico, perché la raccolta viene fatta tipicamente lontano dalle nostre case e comunque durante tutto l'arco della giornata. Ridurre la necessità di stoccare il rifiuto presso la propria abitazione, perché quando decidiamo che è sufficiente quello che abbiamo stoccato in casa, possiamo conferirla nell'isola ecologica. Ridurre l'impatto di degrado a causa degli accumuli di rifiuti nelle prime ore del mattino. Ridurre gli odori, ovviamente, perché di fronte a casa avere le montagne di rifiuti non è mai piacevole. E per la collettività ci sono comunque dei vantaggi, e quindi creare alternative valide in aree turistiche, questo è un punto molto importante, perché è proprio dalle aree turistiche che viene un'esigenza forte di gestione del rifiuto, perché tipicamente il turista non ha piacere di trovarsi a gestire un rifiuto in maniera complicata e faccio l'esempio: se uno va in una casa vacanze, deve impararsi a memoria tutto il porta a porta, gli orari del porta a porta di quella casa, e sta lì magari una settimana. Ecco. E quindi la domanda viene fortemente dalle regioni turistiche. Faccio un esempio: sul lago di Garda la raccolta porta a porta è ridotta, è stata tolta. E ridurre l'impatto logistico, spalmare il ciclo di raccolta lungo l'arco dell'intera giornata, aumentare la percentuale di differenziato. Importante anche raccogliere informazioni sull'abitudine di smaltimento, e quindi organizzare tutta la logistica in modo relativo, e fornire le aree adibite ad eventi straordinari di un sistema di raccolta differenziata efficiente. Vi lascio con alcuni siti, per sapere di più sulle soluzioni di raccolta disponibili fate riferimento al sito di Ecologia Soluzione Ambiente. Per quanto riguarda le idee di Panasonic, abbiamo un sito proprio dedicato a livello mondiale a cui vi invito di accedere. Inoltre abbiamo la dichiarazione di sostenibilità di Panasonic a cui potete leggere, perché per noi le soluzioni green sono un caposaldo della nostra azienda. Per questo vi ringrazio e spero di essere stato esaustivo.